Appena finita Roma-Bologna qui allo Stadio Olimpico 0-0, prendiamocelo questo punticino perché visto l'ampio turnover in vista di giovedì, visto il Bologna che onestamente meritava questa vittoria per le occasioni prodotte, noi qualcosina sì, però molto scollati, poche occasioni nitide, tanti giocatori nuovi in campo, quindi è normale anche che non ci sia la fluidità dei tempi migliori, quindi prendiamoci questo punticino, va bene così, rimaniamo quinti in classifica a pari della Lazio, però con lo scontro diretto a favore, quindi siamo avanti noi. La Fiorentina ha perso, quindi abbiamo guadagnato un punticino, vediamo cosa farà l'Atalanta nella sua partita, però va bene così, prendiamocelo. Purtroppo quando si gioca ogni 3-4 giorni non è mai facile, e insomma giovedì c'è una partita che vale veramente una stagione ed è stato anche giusto tenere un po' a riposo un po' di titolari per averli al meglio giovedì. Comunque sono entrati poi nel secondo tempo, hanno fatto il loro dovere, abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, loro più volte di noi, quindi ripeto, prendiamoci questo punticino che va bene così, non abbiamo preso gol. Bologna che veramente ha trovato e cercato delle situazioni, delle perdite di tempo, una verve, una cosa giusto, è bello perché comunque nessuno deve regalare niente, ma la cattiveria veramente che insomma mai vista, veramente un Bonifazi che poi dovrebbe essere forse pure della Roma, avvelenato, Medella avvelenato, Skorupski che perdeva tempo come per so, questo punticino per il Bologna che rappresenta una squadra già salva, una squadra senza obiettivi, se è proprio prova a vincerla, no? Mille perdite di tempo, veramente neanche una finale di Champions League ho visto perdite di tempo così ampie, urla in faccia a chi stava per terra, cioè veramente delle cose pazzesche. Però vabbè, a parte questo, ha fatto bene il Bologna a giocarsela alla morte ovviamente, però insomma pensiamo che siamo quinti e il Bologna è a mezza classifica come gli capita sempre in quasi tutta la loro storia, tranne qualche scudetto nell'avanti Cristo. Quindi pensiamo che giovedì abbiamo una semifinale di Conference League, che non sarà la Champions, non sarà l'Europa, ma è sempre una competizione europea, vale tanto perché potremmo rialzare dopo tantissimi anni un trofeo, quindi insomma crediamoci e siamo sul pezzo, prendiamo questo punticino, ce lo portiamo a casa, siamo ancora quinti, ripeto, per andare in Europa League da campionato bisogna arrivare o quinti o sesti, quindi insomma diretti in Europa League. Se poi ci arriviamo tramite la Conference League ovviamente è meglio. Quindi ragazzi, forza Roma e ci vediamo ovviamente giovedì sempre qua, sperando di raccontare ovviamente un accesso in finale. Ciao amici.